Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori e bus al flight controller Omnibus F4 V3. In questo video userò un FS IA6B, ma il procedimento è lo stesso per l'X6B o gli altri ricevitori che supportano il protocollo iBus. Nell'IA6B la porta iBus è questa qua sopra, quindi colleghiamo il cavo assicurandoci che il segnale sia in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Il connettore bus dell'X6B è questo qua, anche in questo caso il cavo segnale va in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Dopo aver prestagnato il flight controller e i fili, siamo pronti per fare i collegamenti in questi tre pad che corrispondono alla porta UART6. Partendo dal basso, colleghiamo il cavo bus nel primo pad, il positivo nel terzo e la terra nel quarto. Come abbiamo detto, i fili dell'X6B si collegano negli stessi pad e nello stesso ordine. Ora colleghiamo la scheda al PC e avviamo Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in Port. Qui attiviamo Serial RX nella UART 6, visto che abbiamo collegato la ricevente su questa porta. Quindi clicchiamo Save e Reboot. Adesso andiamo in configurazione, scorriamo verso il basso e in Receiver scegliamo Serial Buzzed Receiver. In questo menu a tendina scegliamo iBus, visto che le radio FlySky usano questo protocollo. Quindi clicchiamo su Save e Reboot. Adesso andiamo su Receiver e proviamo il nostro radiocomando. Perfetto, è tutto a posto. Questo era il mio tutorial su come configurare i ricevitori iBus nel flight controller Omnibus F4 V3. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.